Radio Radicale, siamo con Ileana Argentin per parlare della presentazione del suo libro dal titolo C'è chi sta peggio di te. Allora, che cosa hai voluto dire con questo libro dove hai raccolto delle massime e dei proverbi? Che tipo di valutazioni hai fatto e che filosofia hai espresso in questo saggio? Beh, assolutamente era la voglia di rendere ironico proverbi, modo di dire, e farlo attraverso una prospettiva su quattro ruote. Per cui inizio con c'è chi sta peggio di te, che ti dicono da quando nasci, a me mia madre non faceva altro che ripetermi non ti puoi lamentare, c'è chi sta peggio di te. Una si chiede, ma che vuol dire c'è chi sta peggio di me ancora di più? E poi da lì tutto il resto, cioè il fatto che il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, quindi per noi il mondo non è, ed ancora è molto particolare la parte che riguarda la religione che affronto, su porgi l'altra guancia, o ancora tutte le competizioni e i conflitti che esistono tra i disabili, proprio perché il giardino è sempre più verde, il giardino del vicino, no? Per cui la lite anche della disabilità per capire chi è il più sfigato. E quindi in modo ironico si cerca di mettere in luce una serie di battaglie, di situazioni che non riguardano il soggetto interessato in quanto disabile, ma è un libro rivolto ai normodotati, chiamiamoli così, ai normali, che si creano mille più problemi per vivere con noi quando noi abbiamo una serenità e un rispetto per i nostri limiti che è sicuramente ci dà tanta serenità e ci rende vivere più facile di quanto vivono gli altri. Quindi vuole essere un modo anche per sostenere i cosiddetti normali più che i disabili. Senti, che cosa è cambiato rispetto alla scorsa legislatura? Oggi si sta meglio o si sta peggio della scorsa legislatura? Abbiamo visto che è nato questo nuovo Ministero della Famiglia con diciamo, questa nuova denominazione sulla disabilità. Allora, che cosa puoi dire di questo nuovo Dicastero e che cosa c'è quali sono le tue valutazioni? Ma assolutamente sono contraria al Ministero della Disabilità, ritengo che tutti i ministri con i loro dicasteri non debbano dimenticare chi sono i disabili, ognuno è un cittadino e tutti i ministri se ne debbono occupare nello stesso modo, la disabilità non è un mondo parallelo, sarebbe stato meglio se avessero fatto un ministero di indirizzo e controllo su tutti gli altri ministeri, ma un ministero specifico lo detesto, non ha nulla a che vedere e ritengo che sia una forma di, ancora una volta, di abbandono della battaglia culturale per rendere pari opportunità a tutti i soggetti. Quindi sono contraria. Se si stava meglio precedentemente o adesso? Vabbè, adesso stiamo insieme ai fasci, per cui io ho paura, francamente. I 5 Stelle con il loro qualunquismo alla fine per me personalmente stanno diventando meno pericolosi di quanto sia Salvini, però ti devo dire che da PD, da donna di PD, che sapere che anche Renzi è ridimensionato mi dà qualche speranza in più per il mio partito. Un'ultima questione, qualche giorno fa in Commissione Affari Sociali ci sono state delle interrogazioni sul dopo di noi, molti ritengono che la legge sia stata in qualche modo smontata all'inizio di questa legislatura, pensi che sia così? Penso che sono stati tolti troppi soldi, penso che sia vergognoso quello che è stato fatto da questo governo e mi dispiace dire al Ministro Fontana che proprio perché c'è questo Ministero dovrebbe mettersi con più attenzione di fronte alle questioni vere. Ancora in Italia un genitore non ha il lusso di morire se ha un figlio disabile grave. Credo che se erano stati messi dei soldi, quelli avevano un senso. Se vogliamo far finta che così non sia, ma la colpa è anche delle regioni moltissimo, che non hanno applicato come dovevano la norma. Quindi sì, colpa del governo, ma anche colpa di molte regioni che hanno continuato a fare clientelismo e non hanno pensato a risolvere il grave problema del lutto dei genitori dei disabili gravi. Allora io ti ringrazio, grazie a Ileana Argentina con la quale abbiamo parlato del suo libro C'è chi sta peggio di te, edito da Maggi. Grazie.